fa freddo. Che sia El. Non solo. Siamo finiti nella parte peggiore di El. Una nave. Andiamo. Ci risparmierà solo metà strada verso il tempio di Tyr. Ma almeno ci allontaneremo da qui. Per migliaia di anni il guardiano del ponte ha tenuto lontani i vivi da questo posto. Ma ora che gli hai strappato il cuore, eccoci qui. Uffo come tutto si capovolge. Salva! Devi provare quello che ci ha detto su mia madre. Ragazzo. Non ero io. Ero io. Ma noi siamo dei. Possiamo fare quello che vogliamo. Ragazzo, allontanati. È quello che ho detto a tua madre poco prima di scoparmela. Quello non ero io. Io non l'avrei mai fatto. Non devi pensarci. Non qui. Sì. Dobbiamo proseguire. Sì. Testa, cos'era? Qui non ci sono solo i vecchi e i malati, ma anche i criminali. El non fa distinzione tra noi e chi deve essere tormentato da queste visioni. Come le fermiamo? Fuggiamo, il prima possibile. Non mi lascerò influenzare. Come hai detto tu, Mimir, era una semplice illusione. Non ero io. No, ma è come sei diventato ultimamente. So che è colpa mia se siamo qui, ma rimedierò chiunque io sia. Io rimedierò. Tu esegui gli ordini. Ma forse non sono così. Devi esserlo. Ora fammi pensare. Non permetterti fretta, ma più veloce? Devo pensare. Io non mi sento le dita. E se riempissimo le trappole di vento? Ah.
via! Forse ho visto Baldur. No. Non avrei mai voluto una cosa del genere. Senti. Non ne avevi il diritto, Strega. Ne avevo tutto il diritto. Io sono tua madre. Non sento gusti. Non sento odori. Non sento nemmeno la temperatura di questa. Questa stanza, mangiare, bere, le donne, tutto è sparito. Non dovrei più sentire dolore, mai più. La morte non ha più potere su di te ormai. Preferiresti morire. Che sentire ancora? Sì. Certo. Preferirei morire, sì. Sciogliere i cadenzi. Non posso. Ecco, ti prego, sciogliere i cadenzi. Così, che faccio? Figlia, fidati di me, col tempo. Mi ringrazierò. È così. Dai! Figlio. Non. Sì. Non lo farò. Avanti. Avanti. Mi hai rovinato la vita. Esatto. Possiamo risolvere tutto, te lo prometto. Fidati di me, io sono... No. Se non scioglierai, madre... Fallo. Avanti! Dai! Avanti! Codardo.
Mi hai fatto? Frey e sua madre, perché non ce l'hai detto, testa? Me lo sono scordato, ci credi? No. Sono sconcertato. Non avevo motivo per mantenere un tale segreto. Ecco la barca. Ne riparleremo presto.
No! No! Non penso che possa navigare. Ce la farà. E adesso? Fammi spazio. Hai fatto abbastanza. Yeah,
Ricorda, non faremo tutta la strada con questa barca. Il Tempio di Tyr è in cima a una tremenda cascata a monte rispetto a noi, ahimè. Ciò significa che anche se ci arriveremo incolumi, dovremo risalirla in qualche modo. I Vanir costruirono la migliore nave di tutti i tempi. Volava! Skidbladnir? Sì, perché era progettata per farlo. Questa no. Comunque, noi abbiamo questa. Non ho mai visto un iceberg così grande. Almeno il fuoco scalda. E ora? Prova a non essere impaziente. Lo stai tagliando. Lasciagli spazio. E ora che le vele sono libere? Guarda. Ammainando le vele. Ma come ci muoveremo? Stiamo volando. Il calore delle fiamme. Stiamo davvero volando. Siamo di nuovo incagliati. Per poco. Resta nella barca. Pazzesco, hai fatto un'enorme lanterna volante. Aspettami là. Dobbiamo parlare, fratello. Sai che è finita, vero? Anche se riuscissimo a tornare a Midgard, tu e Baldur avete distrutto l'unico portale per Jotunheim. Siamo a corto di opzioni. E il ragazzo sta molto male. In queste condizioni lui non... Atreus non ti riguarda. Beh, potrebbe riguardare tutti se non te ne occupi. Non bisogna essere i più intelligenti del mondo per accorgersene.
Atreus. Ti aiuto? Insieme ora. È fatta! Siamo liberi! Noi usciremo di qui. Affrontami, padre! È ora di farla finita! Sì, figlio. È ora. No. Di nuovo quella voce. Sai chi è? Io non lo so. Iceberg, a bordo! Tieniti! Bruma! Ora non posso! Resta giù! Estinguono il fuoco! Tribordo! Ci penso io! Occhio! Dietro di te, attento! Da dietro! Quanto manca al tempio? Già, si gela. Se manteniamo questa velocità e i fuochi non si spengono, arriveremo in un batter d'occhio. Vogliono spegnere il fuoco! A destra! Voglio dire, a tribordo! Dietro di te!
Attento dietro! Sono quasi! Fuoco e vento! A bordo! Perché il fuoco resta acceso? Che si tratti di magia. O di quelle lame.
altri arpioni! Di nuovo fermi. La prua della nave è stata arpionata. Dietro di te! Dietro di te, occhio! Destra! Dobbiamo sganciare l'arpione. Forza, dobbiamo andare. Tu hai visto? Non c'è tempo, guarda. Era questo il tuo piano? Siete tutti e due pazzi! Ce ne andiamo da qui. Ora! Basta che non ci ammazziamo facendolo.